Anzitutto, benvenuti gamers a questo nuovo spazio del Castello di Aku e di Gamer May Cry, dal titolo inusuale e come sempre delirante, mio distintivo segno di genuina follia. Il catafalco si offre di portare all'attenzione brevi e fugaci pensieri sul genere videoludico e sui giochi che trattano tematiche horror, dai survival horror agli splatter affini, ma non solo. Tali tematiche, non certo nuove a chi segue e gioca il genere, se trattate correttamente possono fungere da iniziativa per punto di riflessione, ma soprattutto possono servire anche come approfondimento. Ho deciso di lanciare questo spazio con una sorta di consigli per gli acquisti. Inauguro dunque questo luogo con il numero 7. 7 survival horror per 7 piccoli indiani. Le cosiddette scalate d'alta quota personalmente mi hanno sempre fatto molta paura. I racconti dei sopravvissuti alle più alte cime del Nepal sono probabilmente tra le cose più inquietanti, terrificanti che mi sia mai capitato di leggere o sentire. Durante una pausa mi ritrovo in compagnia di uno sherpa e di un umore peggiore del mio. L'altra sera ho fatto festa per scalata. E allora? Io ho visto fantasmi nella notte. Ci crede e mi fa paura. Queste sfide dell'uomo alle vette degli dèi sono un misto di follia e determinazione difficilmente capibili da chi non viene attratto da queste cime innevate, terribili e impietose. Cursed Mountain cerca appunto di attirare a sé il giocatore survivalista con le stesse premesse. Eric deve ritrovare il fratello disperso tra le cime dei più alti picchi del Nepal. Dietro la sua scomparsa c'è un'antica leggenda che pulsa e maledice l'uomo impavido che viola questi santuari bianchi. La scalata è ostica e impegnativa. Cursed Mountain non ha un comparto di tutto rispetto. Texture povere e asciutte non danno una buona impressione. Nemmeno quando si arriva in cima il gioco regala una grande soddisfazione. Lo scalatore non può godersi una vista a mozzafiato, respira affannosamente, il volto è coperto da carapaci di ghiaccio, pensa alla discesa che reclama l'80% degli alpinisti. Eppure, una volta tornati al campo base, ripensando alla città di Lhasa, ai fantasmi tibetani che ci perseguitano durante la scalata, al senso di abbandono dei luoghi, alla desolazione del vuoto buddista, la sensazione è proprio quella di aver completato qualcosa di grandioso e di avercela fatta. Un gioco per pochi, solitari scalatori, un piccolo grande siren delle nevi. Una motivazione che mi ha stampato sul volto un sorrisetto ebete mentre giocavo in I Am Alive è stato pensare all'universo post-apocalittico di Fallout 3, considerando la disincronia voluta tra il finzionale universo di Fallout 3 e quello di I Am Alive. Non ho potuto fare a meno di pensare quanto sia lontano e inverosimile il concetto di gioco dei Bethesda, quanto poco rappresenti lo stesso concetto di sopravvivere ad una catastrofe, quanto poco sia credibile in fin dei conti la sua dimensione di futuro che richiama barlumi di cultura anni 60, con buffi robot che ti cambiano il taglio dei capelli e acciacchi fin troppo fantasy steampunk. Il fatto che la matrice sia diversa non cambia che ambi e due i giochi ci raccontano un dopo guerra, un dopo cataclisma, un dopo collera divina o quello che volete. Sono due libri scritti in maniera diversa, ma che condividono la lingua. In Fallout 3 il genere umano ha ricostruito una parvenza di tessuto sociale. Ci stanno i bar, i negozi, la gente vive di stenti, costantemente in pericolo, ma a quanto sembra è ancora disposta a barattare, a comprare attrezzature, a scambiare conoscenze, è socievole, ha un'etica, una moralità, spesso si aggrega, tenta di ricostruire, edifica città, paesi, villaggi, tenta di ripristinare l'ordine costituito, in qualche modo. Le minacce sono sempre esterne, sempre aliene al tessuto sociale. Che siano predoni o mutanti, Deathclaw o robot impazziti dei soldati dell'enclave, poco importa. Questi elementi esterni non intaccano quasi mai la brava gente e buona gente di Fallout 3. Sempre pronto a scambiare tappi. Dimenticate tutto questo in I Am Alive. I Am Alive è un viaggio spaventoso e inquietante in una umanità lacerata, trascesa al confine con la bestialità. Gioco spettacolare, raffinato, atmosferico, narrativo. La trasposizione
trasposizione perfetta del romanzo di McCarthy, The Road, da cui è stato tratto l'omonimo film, e come il libro, di cui condivide atmosfere derelitte scarne, anche questo gioco non ha interesse a sembrare un vero e proprio gioco, in senso stretto. A McCarthy non importa proporre un'idea di pianeta Terra post-umano che si discosti molto dalla visione di come tutti noi ce l'immagineremmo, se mai accadesse. Che sia un meteorite, una scossa tellurica, che sia un conflitto atomico, poco importa. Conta il palco con i suoi protagonisti. Errore! Allo stesso modo a Ubisoft Shanghai non interessa far divertire il giocatore. Vuole raccontare una storia fatta di disperati percorsi tra le macerie di ruderi di una città deserta, stratificata e coperta da un manto di polvere e morte. Una landa desolata, cinerea, con il cielo incolore e alberi in scheletriti che si abbattono al suolo, spaventando i sopravvissuti che vagano, abbrutiti ma determinati a vivere almeno un altro giorno, a qualunque costo. In un ambiente in cui anche solo la semplice evocazione di concetti come bontà e bellezza appare un assurdo, l'unico depositario dell'umanità è questo padre amorevole, ma irrimediabilmente avviato alla bestialità, cui ormai sembrano abbandonarsi gli altri sopravvissuti. Un gioco esperienza molto poco gioco, e tanto esperienza, dove l'atmosfera buia e senza speranza regna sovrana, un inferno urbano popolato da sopravvissuti. I Am Alive è un gioco che ridefinisce il concetto di survival, a metà tra l'11 settembre, Metro 2033 e The Road. Nemmeno il famosissimo The Last of Us arriva a tanto. Deadly Premonition si spiega da solo. Ognuno di noi ha tratto dalla storia quello che più voleva. C'è chi si è dedicato a pescare e mangiare panini al tacchino, chi ha seguito i brutali omicidi del Raincoat Killer, chi ha tentato di rimorchiare Emily o Woodman, chi ha cercato di raccogliere tutte le carte, chi ha ritrovato un Resident Evil 4 in bassa risoluzione, chi ha risolto l'enigma della title screen, chi ha pensato di giocare all'unofficial Twin Peaks Games of the Century, chi ha ritrovato un vecchio gioco PlayStation e chi semplicemente e genuinamente si è commosso dalla storia di Zack York. Ha ragione, dico io. Deadly Premonition è un gioco unico, un'isoletta di personalità tranquilla e pacifica nell'oceano sterminato della massificazione forzata e forzabile del videogioco odierno. Greenvale non deve diventare Silent Hill, e lo dico a malincuore, ma Greenvale deve restare quel posticino nascosto, irraggiungibile, disperso nel Canada, Vermont, Osaka, nella nostra mente di videogiocatori, dove tutto è possibile, dove niente è fuori posto, dove tutto non ha senso. Se vuoi raggiungere la comunità di Deadly Premonition, non c'è problema. C'è un albergo sempre vuoto, tra l'altro, gestito da una simpatica vecchietta, ma difficilmente riuscirai a cambiare la mentalità del luogo o a portare i cellulari a Greenvale. Un gioco di sempre, per ritrovarsi ogni volta in un grandioso festival cittadino. All'inizio non ci fai troppo caso, a dire il vero. Poi, subdolamente, questa sensazione si fa strada dentro di te. Cerchi di frenarla, cerchi di bloccarla, o meglio, mitigarla. Poi ti stringe le budella, senza pietà, e infine realizzi ciò che già sai. Manca il Giappone. La matrice che fa presa, il vero motore della paura di questa serie, è riassumibile, se proprio vogliamo, da una sola ed unica contingenza di intenti. Lo sviluppo è realizzato da un team giapponese, con tutti i crismi che questa posizione mentale, ideologica e filo-culturale comporta. Non è cosa da poco. Privare Silent Hill della sua stessa natura o genesi, il Giappone, tutta l'opera è a rischio. Dopo qualche attimo, puntualmente, ti accorgi che stai guardando il vuoto, ti assale una nostalgia incontrollabile. Eh già, è così che funziona. Avevi ragione a dubitare del risultato, ma non tutto è perduto. Sebbene Silent Hill Downpour nasca sotto l'egida di una stella infausta a fare da guida, una stella morta, verrebbe da dire, il gioco dei Vatra riesce a difendersi. Lascia piacevolmente affascinati fin dalle prime battute, nel suo inibridarsi con atmosfere americane, filtrate dal gusto europeo, raffinato, dei Vatra Games. C'è tanta cura e dedizione in questo gioco, e c'è tanto legno bagnato, pioggia, ambienti oscuri, strade battute incessantemente da una fitta coltre d'acqua, finestre da scavalcare per ritrovare ambienti caldi che ci permettono di cambiarci i vestiti. Vero anche che c'è un susseguirsi quasi irrefrenabile di cliché, di situazioni già viste, già giocate, già vissute. Però, svoltando l'angolo, la sensazione passeggera passa, e paradossalmente, la parte più debole del gioco, forse l'inizio, presto viene dimenticata. Il gioco ingrana,
Se i Vatra avessero lavorato in maniera molto più personale già sulla sceneggiatura stessa del loro nuovo Silent Hill e poi a seguire sul personaggio, non su un improbabile americano ex detenuto da un cognome semi ridicolo, ma un polacco, un russo, un ungherese, un cieco, magari ex mafioso, perseguitato da fantasmi delle sue vittime, immergendolo in cupi scenari decadenti dell'ex Cortina di Ferro, tra sporcizia, bambini malnutriti che sniffano colla e puttane viziose, chissà cosa poteva venirne fuori. Ma questo è il mondo mainstream e farlocco del rating delle home console, inutile chiederselo. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Konami sembra proprio aver fatto suo questo motto, impegnata da anni a rovinare quasi completamente una tra le sue saghe più famose ed apprezzate dai giocatori di mezzo mondo, ovvero Silent Hill. Ciò che però rincuora è che il Silent Feeling, quella strana sensazione che menzionava Keiichiro Toyama, il padrino della saga, in una vecchia intervista, non è mai andato del tutto perso. Come un pesante fardello o una scomoda eredità che nessuno vuole reclamare o una farfalla racchiusa in un vaso di vetro, Silent Hill è scivolato via dalle mani dei suoi creatori, senza nemmeno che questi se ne accorgessero, fin troppo impegnati a siglare una forma di collaudo definitiva per la serie, qualcosa che lo rendesse un fenomeno da botteghino o da baraccone, con il suo bestiario definito, la sua dimensione consueta e così via. La farfalla uscì dal vaso e andò a appoggiarsi delicatamente sulle mani proprio di coloro ai quali la serie è sempre stata dedicata, noi videogiocatori. Jasper Byrne è uno di noi, un videogiocatore, un instancabile sviluppatore di titoli indie e un vecchio cittadino della collina silenziosa. Fin dai tempi in cui realizzò un remake di Silent Hill 2 in grafica Nintendo 8-bit che gli valse il plauso di tutta la comunità videoludica e di tutti i fan di Silent Hill 2. Jasper si ritirò per 4 anni, affinando, studiando, sviluppando quello che sarebbe stato il suo capolavoro, il vademecum del survival horror, o più semplicemente l'indie game fatto da una sola persona che polverizza all'istante ogni Tom Hullet Vatra Double Helix, seduta stante. In un'epoca infausta in cui la cittadina non è solo avvolta nella nebbia ma proprio persa sulla cartina, Jasper tracciò un nuovo sottile confine, riappropriandosi dell'eredità del Team Silent, forse un'ultima, ma significativa volta. Lone Survivor si presenta agli occhi del giocatore come un canonico gioco di fattura indie, con la sua genuina veste grafica apparentemente povera e scubettosa, ma che in realtà rivela una cura straordinaria ed un livello di dettaglio raffinato e sofisticato, dove in realtà nulla è buttato al caso. Il campo visivo del giocatore è invaso da pixel e da una visuale bidimensionale che restituisce prepotentemente il concetto di indie game, anche se in realtà il gioco è un prodotto assolutamente di qualità che non sfigurerebbe di certo se messo in vendita. Protagonista della vicenda è un uomo comune, intrappolato dentro il suo condominio, con le sue fobie, le sue paure, le sue angosce e naturalmente con i suoi bisogni umani, mangiare e dormire. Non è rinchiuso dentro il suo appartamento come l'indimenticabile Harry Townshend di Silent Hill 4, ma dentro al suo palazzo, al suo piccolo paradiso di monotona tranquillità, un tempo un luogo caldo e confortevole, ora è un luogo empio, infestato da oscene creature che deambulano pigramente da un corridoio all'altro, nell'oscurità, tra suoni orridi e movenze sconnesse, fastidiose a vedersi. I giorni passano lentamente, l'uomo decide di voler scappare da quell'inferno, ma non sarà facile raggiungere la salvezza. Combattere queste cose farà perdere tempo ed energie, scappare e nascondersi sembrano essere opzioni più sagge da adottare, ma tutto richiede tempo e il cibo scarseggia. E se poi ci fossero altri sopravvissuti, potrebbero aiutarlo, potrebbero ostacolarlo. Nonostante il fulcro del gioco sia a raggiungere una via di fuga fisica, il gioco ansiogeno di Byrne riesce straordinariamente a stimolare il giocatore. Tenta di farlo evadere mentalmente, lo spinge a medesimarsi, a compiere scelte emotive che si configurano ben presto in attività ben collaterali alla mera fuga. Vi riesce al punto che il giocatore, senza saperlo, coccolerà un gatto per far ritrovare all'avatar un poco di tranquillità perduta o si adopererà per fargli innaffiare una pianta o cucinarsi un piatto caldo e appetitoso. Il gioco di Byrne riesce a trasmettere un senso di disperazione e solitudine profondo, intagliato dentro un'esperienza di gioco unica e survivalista. Davvero troppo per essere fatto da una persona sola. Giocato nelle giuste corde, il gioco è semplicemente un religioco, potente ed efficace come riflesso di Silent Hill, disturbante e ansiogeno come survival horror e infine davvero convincente come gioco. Un indie game che insegna ai grandi publisher cosa sia il vero survival horror, ancora una volta.
In questi anni di videogiochi abbiamo giocato a tanti giochi zombeschi, con orde di affamati cadaveri, militari dal grilletto facile, sopravvissuti armati di mazze da golf, oppure con buffi copricapi esplosivi, ma mai nessun gioco romeriano in senso stretto ci è mai capitato a portata di pad. State of Decay è senza dubbio un gioco di intima natura romeriana, dalle premesse solide, dal gameplay convincente, uno dei migliori giochi live mai pubblicati. Inutile soffermarsi sulla storia, dunque, solita trafila di cliché che non possono mancare in una produzione a tema zombie. Outbreak, contagio, invasione, sopravvissuti che se la devono cavare, militari, tutto già visto e già giocato, eppure State of Decay introduce aspetti che ridefiniscono concetto del solito zombie game in una maniera esaltante. Pregio di punta di questa produzione è la sopravvivenza del proprio gruppo, non la mattanza senza cervello di cadaveri deambulanti. Benzina, munizioni, medicinali, cibo, materiali per costruire sembrano aspetti banali e scontati, eppure sono i pilastri fondanti di ogni zombie movie che si rispetti. I survivors di State of Decay, nella fattispecie, devono esplorare un vasto territorio composto da innumerevoli edifici, da catapecchie a fattorie, e raccattare queste cose al fine di sopravvivere. Perché oltre che resistere all'orda di zombie, bisogna pure curarsi una tosse o mangiarsi una scatoletta di tonno. Dannatamente riuscita anche l'idea di rendere il gioco, sebbene in minima parte, un gioco gestionale. Dopotutto 8 o 12 persone, una volta organizzate, penserebbero a come vivere in quel preciso contesto, oltre che spaccare teste di zombie. Perché non farsi un orto, un laboratorio meccanico dove riparare gli oggetti, una palestra per allenarsi, o persino una biblioteca? Questo gioco ha pensato pure questo, cosa che Capcom si sogna ancora oggi. Ci sono molti aspetti che funzionano in questo gioco, ma il più bello è senza di dubbio il tasso di mortalità a cui è soggetto ogni survivor. Memorie da DayZ, forse. Dannatamente riuscite, che danno quel gusto, ma ce la farò anche stavolta, a ogni esplorazione, ad ogni missione, perché, cari signori, per troppo a lungo abbiamo ridicolizzato orde fameliche di zombie con buffi copricapi o smazzuolati con vibratori rosa. Qui si muore dannatamente bene. È dunque tempo nuovamente di temere l'orda, e questo gioco non scherza. Si muore e non si ricarica nessun salvataggio. Se ti muore un personaggio, è andato. Gli altri lo piangeranno, in special modo se era il cuoco. Il gioco è vigliacco. Una semplice ispezione può essere fatale. Chiamare un amico survivor dopo aver appestato una zona può essere fatale per tutti e due. Finalmente le teste vuote non finiscono mai e attaccano la base spesso. Questo obbliga il giocatore ad adottare sempre un aspetto vigile sulle proprie zone e sui propri avamposti. Sbagliare tasto, lanciare un innocuo mortaretto alla base può significare la fine di tutti. Se non ci credete, provate. Una strana intelligenza artificiale, o avanzatissima o assolutamente casuale, devo ancora capirlo, provvede a mettere sempre nei guai il giocatore. Un percorso di pochi passi può essere fatale, anche perché non ci sono soltanto zombie normali. Esplorare scaffali o cassettiere fa rumore. Il rumore attira gli zombie. L'esplorazione è lenta, ma può essere velocizzata, a rischio però di fare più baccano. Aspetto geniale questo, che si spiega praticamente da solo. Basicamente è impossibile progredire nel gioco dedicandosi solo allo smazzolamento selvaggio di zombie. È necessario esplorare e portare materiali, cibo, munizioni nella propria base al fine di progredire nelle strutture ed ampliarla. Inoltre questo aspetto è basato sulle necessità dei survivors, anche perché ogni giorno proiettili, cibo, medicinali vengono consumati regolarmente. Davvero un gioco grandioso, intriso di passione zombie. L'ultimo grande Silent Hill degno di tal nome. Climax ha dimostrato proprio di avere imparato, strafottendosene del Silent Hill come lo conosciamo, dando una nuova lettura, fresca e stimolante, tagliando tutte quelle bellissime stronzate nipponiche di culti e madonne, sigilli e pseudo-occultismo da terza media, via tutto quel bellissimo ciarpame da bellitura giapponese, via tutto. Sottrazione uguale soluzione, dico io. Prendiamo una storia, rendiamola credibile e vera per quanto i paletti della parola videogioco ce lo permettano. Prendiamo una storia drammatica, intensa, la madre di tutte le storie, un padre alla ricerca della figlia. Prendiamo questa storia che Toyama-san concepì in epoche passate, storia che poi divenne culto, come tutti sanno.
Rimodelliamola basandoci sulla nostra natura occidentale e non orientale. Non avremo il silent feeling come il Team Silent, ma vogliamo dimostrare che siamo capaci di emozionare, suggestionare e soprattutto spingere alla riflessione dopo i classici titoli di coda. Come prima cosa facciamo in modo che il gioco sfrutti il giocatore, mettiamolo in netta inferiorità, scaviamo sulle sue paure, anzi giochiamo proprio con le sue paure, sondiamo i suoi pensieri più intimi come se andasse dallo psicologo, da uno psicologo che lo conosce bene. In queste sessioni daremo il meglio del gioco, assorbiremo i suoi pensieri più nascosti e durante l'epilogo gli mostreremo il suo profilo interiore. Lui ci rimarrà di sale pensando: ma come diavolo hanno fatto? Imbastiamo il gioco con una interfaccia del tutto nuova, il telefonino, che fa di tutto. Spingiamo il giocatore a portarsi il Wiimote all'orecchio, come se effettivamente fosse un cellulare. Dite che ci riusciremo? Il telefonino è il tramite reale con il quale ognuno di noi si confronta, ogni giorno. Non radioline gracchianti, specie nel 2010, 2011 o 2013, ma telefonini, o meglio smartphone. Dite che sarà meno poetico rispetto alla radio? Classico baluardo della serie che gracchia in presenza di mostri? Il veicolo delle emozioni positive e negative però oggigiorno è un telefono, siano esse discussioni, amabili battibecchi o sonore litigate. Noi siamo il telefono e in un certo senso ci conosce fin troppo bene. Ma questo è troppo cervellotico, lasciamolo perdere. Piuttosto mettiamo a questo cellulare il GPS, le note, la rubrica, il tastierino e pure la fotocamera. Tutti questi elementi poi li rendiamo agili nel gameplay, li inseriremo perfettamente nella matrice del gioco, tanto che il giocatore si sbizzarrirà nel fare numeri di telefono, copiare appunti, copiare indizi, fotografare qualunque cosa gli venga in mente. Mettiamo anche una totale libertà di esplorazione, una struttura ritmica affascinante, diversa dai vecchi Silent Hill. L'esplorazione non è minata da improvvise apparizioni mostruose, sarà più un succedersi naturale di scoperta, riflessione, condizione e persino piste false. I tempi morti di questa scelta non sono uno stupido ripiego, ma quanto più una lenta processione mentale che simula esattamente come sarebbe un'esplorazione nella realtà. Così Harry lo mettiamo nei tipici ambienti della serie, solo che mettiamo su tutto una patina di immobilità, che rischiosamente o farà addormentare il giocatore o lo farà innamorare. È rischioso, ma lo faremo. Vogliamo sperimentare e dimostrare come leggere questo libro anche senza conoscerne tutti i termini. Non mettiamo una sola descrizione su schermo, tutto in gran parte sarà commentato in tempo reale dallo stesso Harry, tramite una visione zoom a dir poco provvidenziale e utilissima in molti casi. Certo, si vedrà nei limiti dell'hardware, del Wii, del Nintendo, ma dopo tutto, chi gioca a Silent Hill cerca queste cose. Harry commenterà tutto quello che vede, le sinuose forme di un manichino, di donna, oppure una scritta scarabocchiata dentro un cesso. Togliamo anche tutti gli appunti da leggere. A fine gioco capiranno che non c'è niente da leggere in questo gioco. Niente culti strani, niente ordini segreti, niente figlie o figli di divinità aliene, subumane, caprine. Via tutto questo peso. I fan ci odieranno? Chissà. Noi vogliamo raccontare una storia drammatica che tenta di stringere il cuore, che tenta di emozionare e che, alla fine di tutto, magari ti ha pure insegnato qualcosa su quanto possa essere miserevole e improvvisa la vita o la morte. Azzardato come tentativo, o forse no. Non è che poi i fan diranno che non è un Silent Hill. Capiranno che questo è il tentativo di amore incondizionato più grande verso la serie. Capiranno che cosa sia questo tentativo. Capiranno che un gesto comune a volte può... Ora spetta a voi, cari gamer, il compito più arduo. Giocateli, viveteli, non date peso alle mie sconclusionate analisi. Fateli vostri, non ve ne pentirete. Space monster landed on Earth to conquer and kill and plunder her worth. While searching for Earth's leaders to beat to submission, it accidentally ended up at a surfing competition. The surfing monster from the planet. Adoro le noci. Administer Earth. I now clearly see how to accomplish my mission. I'll beat your surf leaders at the surf competition, said the surfing.